non volete decidere. Volete solo le nostre pensioni. Mando ai giovani. Tu! Dai qualcosa, mi è bello, signore. Una moneta, qualcosa per me. Qualcosa, non hai niente tu. Gli unici a difendere la famiglia. La vera famiglia. Sì, viva il proletariato. Viva! Viva il proletariato, viva il proletariato. Recidivi recitano un copione tutto strano che non ci permette di vedere, di toccare, camminare, di parlare veramente, stare bene insieme. Si meritano, meritano di morire lentamente, di agonizzare piano piano, lontano da tutti, lontano dagli affetti, senza poter vedere le loro mogli, i figli, nessuno, nessuno, proprio come me. In questa strafottutissima cella! Ma andrà tutto bene. Persino, quando ero incinta, all'ottavo mese, mi ha preso a calci in tua pancia, allora io me la tenia stretta per proteggere mia figlia! È così che la mafia divenne impresa. E poi entrarono nella cucina del nostro ristorante a volto scoperto. Lui gli fa: no, non toccate mia mogliere! E intanto mi spinge contro uno dei killer. Questo mi picchia la testa e me la mette dentro il lavandino. E intanto spara ancora, ancora, spara, spara! L'ammazzarono di là da mia! Mi lasciarono da! Mi ammazzarono, capisti? Ed è per questo che sei venuta da me. Ancora, ancora non volevano. Non volevano che parlassi. Sento ancora l'odore della polvere da sparo, mischino. Allora, avetti a decidere se fare la vedova con la testa bassa e il velo scuro o denunciare sto schifo. E allora via, la scorta, la località protetta. Ho trovato una nuova famiglia, persone che mi comprendono davvero. Ma chi me lo riporta indietro? Nessuno me lo riporta indietro. E al paese? L'infame sogno io il fango, non chi ti hanno sparato! Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a teis, in memoria eterna erit justus, ab auditione mala non timebi. Requiem aeternam dona eis Domine. Ma chi sapeva non ha parlato. E adesso può solo pregare e pregare. Ma quei morti
ce li avrà sulla coscienza finché campa, perché quei morti, a quanto pare, non sono morti, perché ancora parlano.